Il nostro scopo è quello di cercare di immettere, includere il personale diversamente abile o che abbiano qualche altra necessità nel tessuto cittadino, e questo ci sembra che avvenga. Alcuni dei ragazzi diversamente abili hanno trovato anche lavoro presso un'azienda locale, quindi questo ci dà una grande soddisfazione. Un progetto di inclusione al Charity Shop di Montevarchi, dove alcuni degli ospiti dell'Istituto Madre della Divina Provvidenza dei Padri Passionisti di Agazzi, grazie alla sinergia con la Fondazione Monna Lisa Onlus, sono stati inseriti come assistenti commesso. Abbiamo attivato una bella collaborazione con l'Istituto Agazzi che ci permette di avere due volte a settimana un gruppo di ragazzi con disabilità intellettiva, sempre assistiti dai loro psicologi, che appunto rendono il nostro spazio uno spazio molto interattivo, un vero e proprio spazio inclusivo, dove i ragazzi quindi aiutano nell'andare a trovare il prodotto giusto, nel aiutare a vestire un manichino piuttosto che nel fare un pacchetto per il cliente. L'idea è proprio quella di appunto raccontare un progetto che è diverso da un progetto commerciale, ovviamente, ma è un progetto che sostiene una buona causa. Inoltre abbiamo anche una bella collaborazione sempre con le scuole del territorio, e nello specifico abbiamo sempre attivo la convenzione con Isis Valdarno, Istituto San Giovanni Valdarno, nonché abbiamo ora attivato da circa una settimana l'accordo con il liceo artistico di Arezzo Piero della Francesca, dove quattro ragazze appunto ci aiutano a rendere ancora più bello il nostro charity con delle decorazioni che vengono fatte appunto nelle nostre pareti, eccetera, per abbellire il nostro charity shop oltre i nostri begli abiti e bei vestiti che abbiamo. Il Charity Shop della Fondazione Monna Lisa Onlus di Montevarchi era stato inaugurato nel gennaio 2021. Oggi trova il suo spazio in una nuova location. Ho chiesto appunto a Piero di portare questa virtuosa progettualità anche nella nostra città. Adesso è in un nuovo fondo, una struttura rinnovata, sempre in via Roma numero 35, in questo caso, dove si continua questo progetto, dove ci sono abiti bellissimi di Monna Lisa che tutte le mamme conoscono, ma legate al sociale, legata alla collaborazione con le scuole superiori del territorio e con i ragazzi che hanno difficoltà, quindi un progetto che non posso sposare in pieno e che continuerò a sostenere, perché è un'opportunità sicuramente per tutta la nostra comunità e soprattutto per questi ragazzi che fanno che cominciano ad avvicinarsi al mondo del lavoro anche appunto facendo i progetti tra scuola e lavoro attraverso questa opportunità che viene data dalla Fondazione Monna Lisa, e soprattutto per questi ragazzi invece con disabilità o con delle particolarità che devono iniziare invece ad avvicinarsi anche a nuove opportunità di socializzazione. Attualmente sono 7 charity shop della Fondazione Monna Lisa, altrettanti i progetti benefici sostenuti. E credo che le istituzioni comprendano che è un altro modo di intraprendere mercato, cioè fare in modo che con l'aiuto di qualche azienda, perché onestamente credo che l'SPA dia una grande mano, però ci vuole tutto insieme, cioè volontari, società, ragazzi, istituzioni, per fare la vera inclusione in un mercato.